alla disperazione. Stasera di cosa parleremo? Parleremo e andremo ad analizzare un caso reale, un successo ottenuto da un nostro cliente proprio la settimana scorsa al Tribunale di Forlì. Ma facciamo un passo indietro. La settimana scorsa ne abbiamo analizzati due o tre di casi, proprio per far capire che le possibili soluzioni sono molte e sono applicabili, nel senso che la legge 3 è ormai applicata e in quasi tutti i tribunali d'Italia, anche se in qualche parte ancora non c'è soluzione. Sto guardando in diretta e voglio capire se mi state vedendo, se qualcuno mi dà un feedback, magari capisco se la diretta sta funzionando oppure non si vede. Qualcuno magari dalla regia mi dà qualche informazione. Io ho iniziato a parlare, ma non vedo le immagini. Tutto a posto. Mi dicono che tutto a posto, anche se io non mi vedo. Sì, adesso mi sto vedendo. Non mi sto vedendo sul sito della radio. Ma sì, eccolo qua. Sì. Allora, continuiamo. Perfetto, mi confermo dalla regia che mi vedete, mi fa piacere, quindi continuo. Continuo e faccio un riassunto un po' delle puntate precedenti proprio per arrivare all'argomento di stasera. Perché quello di stasera, quello di cui parliamo stasera, è proprio un caso specifico. È proprio la situazione classica in cui tantissimi imprenditori, ex imprenditori si stanno trovando in questi anni. Abbiamo visto in qualche puntata fa, abbiamo ripercorso la storia del fallimento Lehman Brothers, abbiamo capito perché siamo arrivati a questo punto e adesso andiamo a vedere qual è il punto in cui siamo arrivati. Siamo arrivati in una situazione in cui moltissimi piccoli imprenditori, l'Italia è formata per il 95% da piccoli imprenditori, cioè il tessuto imprenditoriale è per il 95% formato da microimprese, quindi sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di fatturato. Queste microimprese, e non solo quelle micro, ma anche quelle grandi, negli anni scorsi hanno subito delle ripercussioni molto forti. Come abbiamo visto, il mercato immobiliare è crollato. Intorno al mercato immobiliare gira tutta l'economia di un paese e quindi anche altri settori ne hanno risentito particolarmente. Poi altri fattori concomitanti come l'apertura delle frontiere ai paesi europei, anche quelli dell'est, che hanno introdotto in Italia manodopera a basso prezzo, concorrenza estera di altri paesi anche dal punto di vista, cioè più facilità di comprare merci a causa, grazie all'avvento di internet e tutta una serie di concause, la mancanza di specializzazione, di formazione, di miglioramento da parte di noi italiani ha portato a una profonda crisi che si è ripercorso in tutto il tessuto imprenditoriale, danneggiando non solo gli imprenditori, ma di conseguenza è ovvio anche tutte le famiglie. Quindi abbiamo visto nel 2012
l'approvazione di una legge molto importante che non c'era negli altri paesi, cioè non c'era in Italia, al contrario degli altri paesi, legge che ci sono voluti 3 a 4 anni prima che venisse applicata, corretta, riscritta, e che ora è un'ancora di salvezza per molte persone. Molte persone, come ad esempio Luigi. Il suo nome è proprio questo. Non dico il cognome perché, per correttezza, anche se la sentenza che lo riguarda è una sentenza pubblica, quindi non farei violazione della privacy, però parlando di debiti è sempre meglio essere il più discreti possibile. Luigi è un padre di famiglia, 3 figli minorenni, relativamente giovane perché ha 38 anni. In passato, fino al 2014, ha fatto l'imprenditore, era un autotrasportatore in proprio. Negli anni della crisi anche lui ci ha rimesso parecchio, ha continuato come la mentalità di imprenditori italiani, ha continuato fino all'ultimo, fin quando non ce l'ha più fatta, ma ha lavorato parecchi anni rimettendoci. E cosa fa un imprenditore quando, pur lavorando, si trova scarso di liquidità? Si autofinanzia con il primo modo possibile, quello di non pagando le tasse. Luigi, quindi, in quegli anni ha accumulato un pesante debito con l'erario fino a che non ce l'ha fatta più. Nel 2014 ha chiuso la sua azienda, ha trovato lavoro come dipendente in un'altra azienda e continua tuttora a fare il dipendente. Il problema però resta: il carico fiscale sulle sue spalle non gli permette di godere una vita tranquilla e serena. Assieme al carico fiscale ci si è aggiunta anche la mancata possibilità di pagare delle rate di mutuo, e quindi anche la banca a un certo punto si è fatta avanti, pignorando e mettendo all'asta, iniziando una procedura esecutiva. A me piace parlare in modo che tutti mi capiscano, mettendo all'asta la sua abitazione e il suo terreno nel paese natale. E qual è il destino di Luigi senza la legge 3? È il destino di molti italiani, è il destino di molte persone che non conoscono questa opportunità, è il destino quello di vedersi portare via la casa, ma il prezzo della casa non andrebbe a soddisfare neanche un decimo dei debiti che lui ha, quindi si troverebbe tutto il resto della vita a dover fare i conti con i creditori, in questo caso con un creditore abbastanza deciso che è lo Stato. Luigi, per fortuna, ha incontrato noi, ha incontrato qualcuno che conosce bene la legge 3 e che l'ha portato verso la soluzione dei suoi problemi. Quindi veniamo nello specifico. Leggiamo un po' questo decreto di accoglimento della nostra proposta, in cui il giudice, nella quarta riga, mette subito i puntini sulle i. Quindi, ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 714 della legge 3/2012. Cosa vuol dire? Vuol dire che Luigi, per prima cosa, ha dovuto dimostrare di meritarsi l'accesso ai benefici di questa legge. Quali sono i benefici di questa legge? Quali sono i criteri per poter accedere ai benefici della legge? Ecco, il primo è un criterio oggettivo. Bisogna essere sovraindebitati. Cosa significa sovraindebitati? Lo dico con le parole della legge, poi cerco di spiegarlo. Cioè, la legge parla chiaro: per sovraindebitamento significa il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. In parole
potabili italiani significa non riuscire più a pagare i propri debiti. Pur avendo Luigi uno stipendio adesso onorevole, non potrà mai far fronte a 1.400.000 euro di debiti che ha accumulato negli anni quando faceva l'autotrasportatore e non riusciva ad arrivare a fine mese, quindi ha dovuto fare a meno di pagare le tasse. Sì, Luigi aveva accumulato 1.300.000 euro di debiti con l'erario e 60-70 mila euro con la banca. Banca che ha promosso l'esecuzione, quindi ha messo la casa, ha pignorato la casa, ha messo all'asta e l'esecuzione stava andando avanti. La casa sta subendo le fasi dell'esecuzione. Quindi ripetiamo, 1.300.000 di debiti erariali con la famosa Equitalia. 60 mila euro con la banca per effetto di un mutuo, altri 30 per effetto di un fido. Arriviamo a 1.400.000. Ripeto, qual era il destino di Luigi? Il destino di Luigi è che la casa andasse all'asta, gli venisse pignorato lo stipendio per tutto il resto della sua vita, ma si sarebbe comunque tenuto 1.300.000 di debiti sul collo e qualsiasi sua azione, qualsiasi suo movimento per migliorare la sua vita sarebbe stato bloccato dallo Stato che gli avrebbe comunque corso dietro per tutto il resto della vita. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo spiegato a Luigi qual è la soluzione e la soluzione è quella prevista dalla legge 3 nella specifica soluzione detta la liquidazione del patrimonio. Cioè, la legge dice: ti do un periodo di tempo che deve essere minimo di 4 anni. In questo caso il giudice di Forlì l'ha fissato in 5 anni. Ha detto: caro Luigi, tu in 5 anni mi devi dare tutto quello che puoi darmi. Alla fine dei 5 anni io ti libererò da tutti i debiti. Questo è quello che ha dichiarato il giudice in, ripeto, questa sentenza fresca perché è del 23 luglio, notificata qui in settembre. Quindi abbiamo proposto al giudice un piano di liquidazione in cui abbiamo detto: prenditi la casa, tanto ormai è già persa, è già in esecuzione, ti do tutto quello che ho. Ti do tutto quello che riuscirò a avere in questi 5 anni e cosa nello specifico? Tutti quei soldi che a Luigi non serviranno per vivere, per mantenere la sua famiglia. Il giudice ha fissato in questa cifra i 1.400 euro, cioè lo stipendio di Luigi è circa 1.600 euro. Il giudice ha detto: tu ti terrai, è scritto proprio qui, nella seconda pagina del provvedimento, ti terrai 1.400 euro al mese più la tredicesima per mantenere la tua famiglia. Tutto il resto dovrai darlo a me, darlo alla procedura, metterlo a disposizione. Cos'è sto resto? Saranno 200 euro al mese. Quindi facciamo i conti. 200 euro al mese per 5 anni sono circa 12-13 mila euro in più. In più di cosa? In più della casa che è stata valutata dai periti, casa, un pezzettino di terreno, ripeto, già pignorati, già messi all'asta, è stata valutata intorno ai 100-105 mila euro. Quindi Luigi mette all'asta, mette a disposizione la sua casa, 105 mila euro, mette a disposizione una parte del suo stipendio, che adesso sarà intorno ai 200 euro. Quindi se le cose continuano così a bocce ferme, Luigi alla fine dei 5 anni previsti dal giudice avrà pagato, se no, 120-130 mila euro dei suoi debiti, un 10% del suo debito totale. Quindi possiamo definire l'operazione di Luigi come uno straccio del 90% del suo indebitamento. Alla fine dei
5 anni, se Luigi avrà collaborato con la procedura, con il liquidatore, se si sarà comportato bene, se avrà meritato, come previsto dall'articolo 14 della legge, l'esdebitazione, potrà rinascere, potrà ottenere il certificato di esdebitazione, sarà cancellato dalle centrali rischi, da Banca d'Italia, nessuno dei creditori potrà più far valere i propri diritti, cioè i debiti di Luigi saranno resi inesigibili. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una persona che aveva 1.400 euro di debiti e che li ha cancellati quasi tutti. Questa è una situazione reale, ripeto, questa è la sentenza di un giudice. Che effetti ha la sentenza di questo giudice, oltretutto? Innanzitutto blocca l'asta che è in corso. Il giudice, infatti, lo leggo, ma leggo proprio testuali parole, dispone, cioè dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni del signor Luigi nato a il e dispone che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura, pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva al numero tan 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 del 2017 pendente presso il Tribunale di. Quindi c'era già una casa all'asta, il giudice ha bloccato questa asta, ha consegnato questa casa non più al custode che stava procedendo per la svendita, per poi dare alla banca i soldi di questa svendita che non sarebbero bastati per pagare il debito, ma ha consegnato al liquidatore i beni di Luigi. Luigi potrà restare all'interno della sua casa finché la casa sarà venduta e nessuno dei creditori, quindi la banca e Equitalia in questo caso, potrà in questi 5 anni fare azioni nei confronti di Luigi. Quindi non potrà bloccare lo stipendio, non potrà pignorare i beni, non potrà fare nulla nei confronti di Luigi. Cioè, Luigi per 5 anni sarà tranquillo che nessuno gli farà niente. Il liquidatore aveva il compito di provare a vendere la casa e a qualsiasi cifra la casa andrà venduta, sarà per Luigi l'inizio di una nuova vita. È anche giovane, 38 anni, e quindi potrà veramente ritornare una risorsa per la sua famiglia, per la comunità, per tutta, per l'economia in generale. Mi ha colpito la sentenza del giudice perché a un certo punto, parlando dei debiti di Luigi nei confronti dell'erario, scrive che alcuni debiti erariali sono risalenti nel tempo e quindi potrebbero anche risultare prescritti. Quindi, già il giudice all'interno di questa sentenza che parla di legge 3, non parla di cartelli di Equitalia, ha detto però che debiti vecchi nel tempo sono prescritti, possono essere prescritti. Cosa vuol dire? Che comunque Equitalia ce li continua a chiedere. Se noi non facciamo un'azione per far valere i nostri diritti e far riconoscere a un giudice che Equitalia ci sta chiedendo il pagamento di debiti che sono prescritti, cioè che non si possono più richiedere, loro continuano a chiederci. Quindi molto importante questa sentenza, appunto perché è il caso tipico delle persone che incontriamo tutto il giorno, ogni giorno in tutte le parti d'Italia. È il caso tipico del piccolo imprenditore, ex piccolo imprenditore, che ha dovuto, per effetto
della devastante crisi iniziata nel 2007-2008 chiudere, ha fatto come tutti gli imprenditori italiani l'errore, se si può chiamare errore, di tirarla lunga sperando sempre che la crisi passi. Facendo così si è continuamente aumentato il suo debito fin che non ha potuto fare altro che comunque chiudere. Il suo destino sarebbe stato quello di restare indebitato a vita. Grazie alla legge 3 e grazie a noi che gliel'abbiamo fatta applicare, Luigi da oggi, perché il suo calvario finisce nel giorno in cui il giudice ha aperto la liquidazione, non ha più creditori alle calcagna, non ha più nessuno che lo chiamerà a casa, non ha più paura che il suo stipendio possa essere portato via da un pignoramento, non ha più problemi, è sereno, ha iniziato a vivere un'altra vita, totalmente un'altra vita. Come dicevo, questo è un caso tipico che incontriamo dappertutto, ma che non è l'unico caso. Ci sono anche persone che non erano imprenditori, ma che per problemi familiari hanno dovuto ricorrere al credito, hanno dovuto fare mutui, hanno dovuto fare prestiti. Ecco, ce ne sono tantissimi, ogni giorno ne vediamo decine. Il nostro compito principale è quello di spiegargli che ci si può uscire da questa situazione. Basta avere dei requisiti, è importante avere dei requisiti. Come ho detto prima, il primo requisito è quello di essere sovraindebitati, ed è un requisito oggettivo. Gli altri requisiti quali sono? Sono descritti in questa sentenza, ok? Il primo requisito è di non essere un soggetto cosiddetto fallibile, quindi di non essere nella categoria di aziende o di attività aziendali che possono ricorrere alla legge fallimentare. Perché ricordiamolo, questo tipo di legge è riservata ai piccoli imprenditori, persone fisiche, ma è praticamente la stessa legge che si applica alle aziende quando sono in difficoltà. Okay? Quindi se ci sono parametri che sono oggettivi, quindi fatturato sopra una certa soglia, debiti sopra una certa soglia, patrimonio sopra una certa soglia, bisogna ricorrere alla legge fallimentare. Se questi parametri non ci sono, si può ricorrere alla legge 3 come ha fatto Luigi. Se Luigi fosse stato ancora possessore di partita IVA, con un debito così alto, non avrebbe potuto fare la legge 3. Essendo la sua partita IVA chiusa nel 2014, quindi da più di un anno, lui è diventato un soggetto non fallibile. E questo è il primo requisito soggettivo che bisogna avere. L'altro requisito importantissimo è non aver commesso frode in danno ai creditori. Che significa? Significa non aver fatto i furbi. Significa non aver distratto dei beni dal proprio patrimonio per donare ai figli, per intestarli alla moglie, per intestarli a persone terze, in modo che nessuno vada più, possa più. Ecco, questa operazione, se è stata fatta nei 5 anni precedenti alla richiesta, va a precludere l'accesso ai benefici della legge 3. Se hai fatto il furbo, non puoi essere sdebitato. Ci tengo a precisare questo perché nei commenti sotto i nostri post molte volte arrivano i sapientoni o i sapientini, non lo so, persone che dal lato della loro ignoranza commentano in maniera sconclusionata, mossi dall'invidia piuttosto che non lo so, come ho detto prima, dall'ignoranza. Scrivono veramente di tutto. Una delle cose più frequenti è una legge per i furbi, è una legge per chi ha messo via i soldi. Non è assolutamente una legge per i furbi.
è una legge per chi ha avuto delle problematiche che non sono dipese da lui, che non sono state fatte apposta, che non sono state cercate e che vuole ripartire pulito. Molti, sì, però voi ci chiedete dei soldi per fare la pratica. Sì, come qualsiasi professionista, noi chiediamo dei soldi. È il nostro lavoro. Non stiamo facendo beneficenza, non ci spacciamo per pseudo associazioni di consumatori, siamo un'azienda, come tale a fine anno dobbiamo tirare i conti e fare utile. Ci avvaliamo di una rete di professionisti che sono al top in questa materia, lo dimostrano i successi che abbiamo. Come dicevo anche l'altra volta, nell'80% dei casi in Italia queste pratiche vengono respinte dai giudici. Vengono respinte perché? Perché vengono portate pratiche che non dovrebbero essere portate in tribunale. L'altro ieri un'altra persona commentava sotto il mio post dicendo: anch'io l'ho fatta, ma sono arrivato davanti al giudice e mi ha ritenuto non meritevole. E comunque sto pagando l'OCC, eccetera. Ecco, questi non è colpa del giudice, è colpa di chi ti ha portato in tribunale e o non ha capito che tu non eri meritevole, oppure non sapeva quali sono i parametri di meritevolezza e ti ha portato. Perché l'effettiva riuscita della legge sta nella preparazione del professionista che ti porta davanti al giudice. Anche perché quando arriviamo davanti al giudice abbiamo un'altra persona con cui abbiamo a che fare, cioè l'organismo di composizione delle crisi, un organismo terzo che aiuta il giudice a capire se la pratica può essere fatta o no, aiuta noi a metterla a posto in base a come dovrebbe essere fatta, e quella persona non è un professionista del settore, uno specialista, come lo siamo noi. Noi facciamo questo di lavoro, solo questo. Quella persona terza è nel 90% delle volte un commercialista che è iscritto all'albo dei curatori fallimentari, ha fatto la pratica di OCC ed è stato nominato dal giudice. Lui sa già due cose: A, che se si occupa di qualcos'altro guadagna di più; B, che se si occupa di questo guadagnerà poco e lo guadagnerà fra 4 anni forse. Quindi se non trova l'avvocato bravo che gli mette la pratica davanti, gli facilita il compito e soprattutto lo stimola ad andare avanti, l'OCC mette la pratica da parte e se ne occupa fra 6 mesi. Quindi le lamentele che si sentono in Italia, la legge 3 è fatta per i furbi, la legge 3 non funziona, la legge 3 viene sempre respinta dai giudici, sono vere, ma è colpa vostra. Cari risparmiatori, anzi cari indebitati, è colpa vostra perché vi affidate a dei professionisti che non sono tali. Sono delle persone che si sono inventate professioniste e che rischiano di portarvi a spendere dei soldi per non ottenere successo. Noi in 2 anni da questa parte non abbiamo ancora avuto nessun rigetto delle pratiche portate, ma per il semplice fatto che se rischiamo di farti ricettare la pratica, non ti portiamo in tribunale. Se non ci sono i parametri previsti dalla legge, non ti portiamo in tribunale. Se non hai parametri economici per poter dare qualcosa ai creditori, non ti portiamo in tribunale. Siamo talmente sicuri del nostro lavoro che abbiamo inserito nei nostri contratti la garanzia. Cioè, tu ci paghi perché come professionisti specializzati in questo settore non possiamo aspettare 4 anni per farci pagare dalla procedura. Ci dispiace, ma non ce lo possiamo permettere. Ma tu ci paghi e sei sicuro che i tuoi soldi andranno a buon fine. Nel senso che in caso di un errore nostro, che ci può anche stare, in caso di un errore del giudice che ci può anche stare, in caso di un errore dell'OCC che ci può anche stare, noi e la tua pratica venisse rigettata, ti rendiamo il 100% di quello che hai pagato. Siamo gli unici in Italia a mettere per contratto una cosa del genere. Qualcuno ci sta già copiando, ma siamo stati i primi e siamo gli unici.
Pensate che questa sentenza è pubblicata sul sito di un'altra azienda nostra concorrente, che spacciano questo cliente per loro cliente. Azienda nata a marzo di quest'anno, e qui sulla sentenza del giudice è scritto chiaramente che la richiesta è stata depositata dal cliente in data, che vediamo, la domanda, eccola qui, no, è proprio sulla domanda è stata depositata il 4 dicembre 2017. Quindi la domanda di esdebitazione per questo cliente è stata richiesta al giudice Forlì ben 4 mesi prima che questa azienda nascesse, e si vantano che è un cliente loro. Ok? Quindi non ho parole per dire cosa c'è in questo mercato, quali sono i pericoli per le persone. Sono tanti, io lo vedo da quello che mi scrivono sulle nostre sponsorizzate. Molti ci insultano pensando di parlare con altre persone. Poi, quando si rendono conto che non siamo noi quelli che li hanno fatto certi danni, allora magari ci scrivono in privato, si scusano e si riprendono. Il fatto è che siamo in un mercato in cui è facile prendere in giro la gente, perché stiamo parlando di persone che hanno bisogno, hanno problemi, si trovano nella maggior parte delle volte a non avere alternative. E ci vedono come l'ultima spiaggia, ci vedono come l'ancora di salvezza. Qualsiasi persona che gli prometta di salvarli, loro si aggrappano. Il problema è che non è facile spiegargli che dovrà mettere a disposizione la casa. A Luigi è stato semplice perché si era già rassegnato, l'aveva già capito, ma a molti, ieri una signora, nel momento in cui ho iniziato a parlare della sua casa, si è alzata ed è andata via dall'ufficio. No, della casa proprio non ne parliamo. Signora, se non ne parla con me, ne parlerà col perito del tribunale quando verrà a pignorargliela. Ma dopo 22 mesi che non paga la rata del mutuo, non manca tanto che verranno a trovarla. Quindi sappia che o ne parla con me, o ne parla con il perito del tribunale. Non c'è stato verso. Quando ha sentito Branca è andata in panico. E la capisco perché è il problema di molte, di molte, di molti clienti. Purtroppo, però, noi dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere limpidi, dobbiamo dire la verità. Non possiamo promettere, sì, ti salvo la casa, ma così non fa. Ti salvo la casa, ti libero dai debiti, vai tranquilla. Se ci fosse questa soluzione, avremmo il semaforo davanti ai nostri uffici per dirigere il traffico. No, non c'è la soluzione. Qualcosa bisogna mettere in campo. Qualcosa bisogna sacrificare. Perché ricordiamoci che i debiti comunque per legge andrebbero pagati, eh? Ok? Quindi Luigi si è trovato con uno stralcio del 90% dei suoi debiti. Ci ha rimesso la casa? Grazie tante. Ce l'avrebbe rimessa comunque. Ci ha rimesso la casa, ma fra 5 anni non avrà più neanche un debito qui a fare i conti. Quindi, ve lo ripeto, ve l'ho già detto un sacco di volte, non mi stancherò mai di ripeterlo. Affidatevi a dei professionisti. Fatevi mostrare quante di queste sentenze hanno ottenuto. Fatevi mostrare quali sono i risultati ottenuti. Fatevi dire la verità. Chiedetegli se hanno scritto un libro sull'argomento. E se vi dicono che la cosa è gratis, credeteci ancora meno. Se vi fanno pagare poco, credeteci ancora meno, perché non sono professionisti, perché vi portano a farvi del male. È una pratica abituale
difficile, richiede tempo, richiede però la professionalità di persone che hanno studiato e hanno applicato, perché in via teorica è semplice tutto, è la pratica che porta a fare l'esperienza. Quindi affidatevi a dei professionisti che sappiano il fatto loro. Se volete sapete dove trovarli, okay? E continuate a seguirci. Vi terremo sempre informati delle applicazioni della legge 3, perché ogni sentenza è diversa, anche se i casi sono le più delle volte simili. Continuate a seguirci ogni settimana su questi canali. Abbiamo da poco attivato anche il canale Spreaker, è una app, scusate la mia ignoranza informatica, la potete scaricare sul cellulare e ascoltarci anche in movimento senza essere collegati a Facebook. Siamo anche in podcast su iTunes, quindi stiamo diventando grandicelli e seguiteci, seguiteci perché le informazioni che continueremo a darvi sono informazioni, almeno per quanto riguarda la mia trasmissione, vitali e importanti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito stasera, ringrazio la regia, ci vediamo la settimana prossima, è stato come sempre un piacere. Buona vita!